inizierà i lavori, vi comunico che l'assessore Giulio De Capitani è per strada, arriverà tra una ventina di minuti e sarà poi con noi nella mattinata per la sua relazione. Do subito la parola a Cassiano Luminatti, che è presidente della regione Valposchiavo, che ci parlerà della innovazione, autenticità, il paesaggio culturale quale patrimonio di una valle alpina. Ricordo a lui, come a tutti gli altri, che il tempo a disposizione è di 20 minuti ed è tollerabile 3-4 minuti, ma poi proprio per motivi tecnici non possiamo concedervi in questa mattinata più tempo e quindi vi chiedo veramente, nell'ambito del possibile, di stare nel tempo. Io sono sicuro che Cassiano è un amico e ce la farà. In ogni caso, questo è un messaggio che rivolgo a tutti. Un omaggio a Steve Jobs. Buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie di questo invito a Edolo. Io non vengo da molto lontano, vengo dalla Valposchiavo, a mezz'ora, a un'ora da Edolo, mezz'ora, se non mi ricordo. E fa molto piacere essere qui nuovamente in questa sede universitaria, perché è la sede universitaria più vicina che abbiamo, anche dalla Valposchiavo, e la sede universitaria che da noi sconosciuta, quindi un po' anche la mia attività in Valposchiavo serve a far conoscere un po' questa università, perché sicuramente anche per i nostri giovani le opportunità di studio possono essere interessanti anche qui, specialmente nell'ambito della montagna. Come dicevo, la Valposchiavo si trova a poca distanza da Edolo, un'ora di automobile, un po' di più con un mezzo pubblico, però da Tirano c'è il bus che arriva direttamente a Edolo, e questo è anche uno di questi progetti in cui stiamo lavorando, migliorare la rete di trasporto pubblico in questo territorio, specialmente anche nella provincia di Sondrio e in questo caso con la provincia di Brescia. Abbiamo come centro urbano più grosso è Milano, che è a sud delle Alpi, sono 260 km quadrati di territorio che sono a sud delle Alpi, sono di lingua italiana, un altro computer che ha dei messaggi che arrivano. Siamo circondati da località turistiche importanti come Semnores, che è a 40 minuti a Poschiavo, Engadina, Livigno, Bormio e appunto Milano è il centro più urbano più vicino. Per arrivare a Milano ci mettiamo circa due ore e mezza da Poschiavo, per arrivare a Zurigo ci mettiamo 4 ore. Rendetevi conto appunto della nostra posizione geografica, spesso per gli svizzeri questo è una cosa che non riescono a capire, perché sono così vicini all'Italia. Abbiamo un territorio che è attraversato dalla ferrovia del Bernina, siamo 5.000, è un territorio molto piccolo, però appunto la Svizzera è tutta molto piccola, quindi anche la posizione geopolitica di questa regione è molto importante in Svizzera, è una delle poche vallate di lingua italiana, e nei Grigioni abbiamo una posizione importante che è un po' negli ultimi anni anche messa in discussione, visto che comunque con una popolazione piccola abbiamo una situazione abbastanza difficile da difendere, perché è una minoranza linguistica, non ha mai vita facile, però combattiamo un po' come le province in Italia per restare autonomi in un certo senso. Proprio di pochi giorni fa la decisione del governo retico di accorparci all'Engadina come regione, quindi adesso faremo secessione anche noi come la provincia di Sondrio.
e vedremo di trovare nuove soluzioni. In ogni caso, la collaborazione transfrontaliera con la provincia di Sondrio è molto importante. Da molti anni lavoriamo su progetti Interreg che hanno aperto molte strade di comunicazione anche a livello politico tra le istituzioni. Per avere un po' un'idea di com'è la Val Poschiavo, ho alcune immagini per rendervi conto. Abbiamo alcuni aspetti importanti, sono immagini che sono turistiche, però il tema oggi è l'agricoltura di montagna. Come potete vedere, la Val Poschiavo è chiaramente molto segnata dall'agricoltura di montagna ed è uno dei valori più importanti che abbiamo. Abbiamo una situazione turistica interessante anche grazie al fatto di avere un territorio che va dai 3.900 metri del Piz Palù, che è sul territorio del comune di Poschiavo, e arriva a 500 metri alla frontiera con Tirano, e in più l'attraversamento della ferrovia del Bernina, che dal 2008 è patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo patrimonio dell'umanità è importante perché non è solamente il Trenino Rosso che è il patrimonio dell'umanità, ma tutto il paesaggio culturale da esso attraversato. E questo, il paesaggio culturale significa il paesaggio antropizzato, che è coltivato dai contadini di montagna della nostra regione. Abbiamo circa 40 aziende agricole di piccole e medie dimensioni. L'85% della produzione è biologica. Abbiamo chiaramente un turismo che è legato molto alla Svizzera, quindi, siccome siamo molto lontani dai centri svizzeri, siamo un po' esotici per gli svizzeri. Ora abbiamo molti svizzeri che vengono a trovarci, e l'atmosfera italiana che può presentare il borgo di Poschiavo e la valle stessa, con una cultura e anche un'enogastronomia legata alla tradizione lombarda. Fondamentalmente noi parliamo il dialetto lombardo, non parliamo romancio, tedesco, noi parliamo il Purcialin, che lo capiscono che qua è in Val Camonica, il Camogli o i vari valtellinesi, ed è una tradizione molto, molto vissuta. L'aspetto della vita autentica è un driver importante dell'immagine della nostra regione, la vita autentica legata anche appunto alla vita rurale, che adesso non è più come quella che avete visto in queste immagini, è diventata molto moderna, molto innovativa, però l'aspetto anche delle filiere e la storia delle filiere, quella che non sarà ceno, è diventata un prodotto turistico importante. Abbiamo la popolazione che è molto innovativa dal punto di vista anche delle nuove tecnologie. Già circa una ventina di anni è arrivato internet in maniera molto importante, l'80% della popolazione usa internet. I prodotti tipici che vengono, sono specialmente dell'agricoltura, sono legati molto anche alla produzione di erbe officinali. Abbiamo alcuni pionieri nell'ambito del bio, poi ne riparleremo magari anche più tardi, e i prodotti della Val Poschiavo sono molto conosciuti in Svizzera, vengono distribuiti in tutto il territorio svizzero, sia quelli appunto delle erbe officinali, sia i prodotti lattiero-caseari, che sono prodotti da un caseificio che è anche questo uno dei pionieri del bio in Svizzera. Da oltre 30 anni lavora nel campo del bio e è riuscito a posizionarsi molto, molto bene nella produzione biologica e con prodotti di altissima qualità. E questo per capire il contesto in cui ci troviamo, in cui io lavoro. E il tema è il paesaggio culturale e il fatto anche che è uno dei valori principali. Noi adesso, per spiegarvi un aspetto importante di questa valle, è un progetto a cui stiamo lavorando, con cui ci stiamo confrontando in maniera molto, molto forte nell'ultimo anno e mezzo circa. C'è un'azienda che ha la sede a Poschiavo, un'azienda idroelettrica molto importante, Repower, che ha sede anche a Milano, ad esempio, è attiva in tutta Europa, però la sede principale è in Val Poschiavo. Questa è una particolarità dovuta alla storia di questa azienda, dà 200 posti di lavoro ed è un'azienda che, tra l'altro, tutto
il prodotto interno lordo della valle praticamente è legato fortemente a questa attesa. Hanno presentato un progetto tra i più grossi progetti idroelettrici delle Alpi, che adesso è stato discusso dai comuni per una concessione, ed è la creazione di una centrale di pompaggio da 1000 megawatt che collegherà il lago Bianco, che l'avete visto sulle immagini prima, a 2300 metri di altezza, con una condotta forzata di 18 km al lago di Poschiavo, una caduta di 1000 metri e questa centrale da 1000 megawatt. Questo progetto necessita di una concessione da parte dei comuni in Svizzera. Le concessioni idroelettriche, o meglio, nei canton grigioni, perché poi ogni cantone è uno stato a sé, nei canton grigioni sono i comuni che danno la concessione all'azienda con una votazione popolare. Questo ha creato una discussione enorme, perché chiaramente il progetto è ciclopico per una piccola regione e la discussione è su molti versanti. Da un punto di vista economico, il comune deve garantirsi degli introiti, delle compensazioni economiche per l'utilizzo delle proprie acque, quindi la discussione su quell'ambito. Ma poi l'azienda stessa, per costruire questo progetto, deve necessariamente mettere in campo delle misure di compensazione per il territorio. E questo significa questo, significa che, sono delle immagini prima e dopo, che devono, con un sistema di punti, compensare il danno naturale che fanno per la costruzione di questa condotta forzata e per lo sfruttamento delle acque, con delle cose molto incisive per il territorio, perché lo vedete nell'immagine sopra, è il lago di Poschiavo. Qui è l'intenzione di creare un lago satellite che rimane con un livello costante per i pesci fondamentalmente, per la fauna e anche per la flora acquatica, mentre il lago al di là sarà un lago che, come da cent'anni a questa parte, avrà degli sbalzi di livello. E questo è un aspetto importante. E poi vedete l'altra immagine, il fiume Poschiavino, che viene rinaturalizzato in grosse tratte. Questo per l'agricoltura è un problema enorme. Perdita di terreno agricolo, grossa discussione. Cosa facciamo? Come compensiamo questo terreno agricolo? E non ce n'è, non è che possiamo creare, non è che possiamo spianare le montagne. Quindi nascono tutta una serie di altre attività di compensazione che non sono legate a altro territorio, all'agricoltura, ma è trovare un sistema di rendere la nostra agricoltura più competitiva. E quindi nasce un progetto della Val Poschiavo 100% bio, il primo territorio al mondo che dovrebbe essere certificato bio entro il 2015, obiettivo anche per noi Expo a Milano, il tema dell'alimentazione. Ci viene servito sul piatto d'argento la possibilità di presentare quello che stiamo facendo. Nel padiglione svizzero, se tutto va bene, tematizzeremo questo aspetto. Quindi l'agricoltura viene sostenuta da questo punto di vista. I nostri agricoltori hanno la possibilità di professionalizzarsi, migliorare anche la loro attività di produzione, perché anche i terreni verranno riparcellizzati in modo tale che sia più razionale l'utilizzo del territorio, perché anche se è stato fatto un grosso lavoro di bonifica fondiaria, quindi di raggruppamento di terreni, non è ancora sono ancora arrivati a livelli ottimali. E in più c'è l'aspetto che riguarda gli impianti fotovoltaici e termici, impianti biogas, dove anche qui l'agricoltura avrà la possibilità di approfittare con degli incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle stalle, ad esempio, o la creazione di un impianto biogas che possa servire anche in tutta la valle. Quindi l'azienda elettrica che costruisce questo impianto insieme ai comuni sta lavorando appunto a questi progetti per compensare. Questo crea un'attività molto interessante e crea anche delle prospettive per i nostri agricoltori, che devo dire in gran parte sono abbastanza giovani. Le aziende agricole nostre sono gestite da
molti giovani e che hanno anche un approccio molto innovativo all'agricoltura. Questo è importante. Ma adesso questo era un aspetto del lavoro che stiamo facendo. Qui l'agricoltura si sta trovando delle nuove strade per poter sopravvivere. Con la perdita di terreno agricolo si parla di 30 ettari su un territorio come quello della Valpolscao, non è poco. Probabilmente una o due aziende spariranno. Comunque, questo è diciamo, l'offerta che facciamo sul piatto di questo grosso progetto che è di interesse internazionale, diciamo, anche un po' contestato in alcuni frangenti, ma non entriamo nel dettaglio della politica energetica perché sennò qui apriamo un dibattito molto, molto difficile. L'aspetto importante è l'aspetto, scusa la preproduzione, l'aspetto l'aspetto innovativo importante è la formazione, cioè cosa possiamo dare anche ai nostri agricoltori per riuscire a essere innovativi, a poter vendere i propri prodotti, a poter riuscire a dare uno sbocco anche verso il futuro. E abbiamo un centro di formazione continua, di accompagnamento di progetti in Valpolscao, che è il Polo Poschiao, che diciamo, oltre alla mia carica politica è il centro che dirigo, dove abbiamo lavorato molto anche a favore di progetti per l'agricoltura. Abbiamo avuto alcuni progetti Interreg appunto anche per i produttori gli allevatori di capre, ad esempio, dove il focus era da una parte certificare il prodotto creando una tracciabilità sul territorio con delle analisi, scientifico, ma dall'altra anche dare competenze di comunicazione a questi agricoltori per poter vendere il proprio prodotto. Quindi era un progetto di comunicazione, questa è l'immagine della piattaforma di comunicazione dinamica via internet che abbiamo creato appositamente. Come potete immaginare, il territorio è vasto, gli agricoltori e gli allevatori sono tutti distribuiti sul territorio. Le nuove tecnologie permettono di essere in collegamento sia con gli esperti per la richiesta di problemi che ha l'allevamento, dall'altra parte anche nella formazione essere in rete tra di loro e riuscire anche a utilizzare la rete per distribuire i propri prodotti. Questo è un progetto del 2003, quindi stiamo parlando di diversi anni fa, ma comunque è rimasto abbastanza innovativo l'approccio e anche oggi non è sbagliato pensare qui. Poi abbiamo lavorato anche sull'ambito della carne dei piccoli animali, questo con un progetto con la Valle Maggia e la Val d'Ossola, anche qui utilizzando una piattaforma di comunicazione virtuale e per formazione chiaramente anche in aula. Ma l'aspetto importante è anche l'agricoltura legata al turismo, quindi e la formazione. Da alcuni anni stiamo lavorando a dei prodotti turistici molto legati al prodotto tipico, al prodotto agricolo della nostra regione. Chiaramente un aspetto importante era il grano saraceno, anche noi mangiamo i pizzoccheri come Valtellina, però era una filiera andata persa e con l'acquisizione di un edificio del 400 nel centro di Poschiavo, i musei si sono detti noi qui dobbiamo creare qualcosa di nuovo, non possiamo fare un museo etnografico come ce ne sono già 10.000, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo per attirare la gente e qui nasce l'idea di collaborare con l'agricoltura, con il mondo agricolo, introducendo tutta una serie di campi didattici legati al grano saraceno e alla campicoltura, e non solo poi al grano saraceno, perché la cosa si sta sviluppando anche su tutti gli aspetti della campicoltura, che era andata un po' persa dagli anni 70 ad oggi, e con chiaramente l'ufficio del turismo per creare un prodotto che fosse anche interessante. E qui il lavoro di la collaborazione ha creato un prodotto che si chiama Dal campo alla tavola, è molto flessibile, avete occasione di andare sul sito internet della Valpolscao, lo troverete subito. E qui era necessario però anche formare i mediatori culturali, le persone che fossero in grado di accompagnare dei gruppi, delle scuole, degli adulti, dei bambini, a fare un percorso poi adatto alle loro esigenze. Qui abbiamo fatto con il centro di formazione un corso di mediatori culturali
e adesso sono 25, principalmente sono donne che lavorano in questo campo, spesso sono donne che provengono anche dal mondo agricolo, che sono adesso il fulcro di tutto il progetto, perché loro lavorano, hanno la possibilità, lavorano part time. Negli ultimi anni abbiamo avuto circa 1.000-1.500 persone che hanno fatto questo progetto, questo percorso in varie forme, e l'interesse è grandissimo. Ma l'agricoltura, e qui un altro esempio sui prodotti, come si può legare un prodotto agricolo a un prodotto turistico. Qui abbiamo un albergo che ha puntato tutto sulla produzione di formaggi e di salumi di capra, ed è un albergo che è una vecchia stazione della posta del 600 che si trova lungo il passo del Bernina. È un prodotto di lusso turistico, perché dormire in questo posto costa 200 euro a notte. Si vive come si viveva 150 anni fa, lo vedete nelle immagini, tutto riscaldato legna, non c'è la televisione in camera, non c'è internet, non c'è niente, rough luxury come lo chiamano oggi, però appunto c'è gente che è interessata a questo, si mangiano i prodotti del territorio e riusciamo ad avere un connubio tra questi mondi che sono quelli del turismo, dell'agricoltura e della formazione anche, e chiaramente anche per le nostre aziende agricole si creano delle prospettive importanti. Ecco, questo è il messaggio della mia presentazione di oggi, credo che sia arrivata al termine del mio tempo. L'idea di avere degli input su quello che succede qua a pochi chilometri da Edolo, vi invito a venire a trovarci, a visitare un po', a scoprire quello che sta succedendo. È un altro stato, abbiamo un'altra forma giuridica, l'agricoltura è molto sostenuta dallo Stato, c'è una politica molto forte a favore dell'agricoltura di montagna, e questo è anche perché la Svizzera è così, cioè quando uno arriva in Svizzera, attraversa la frontiera, dice ma perché è tutto così? Perché ci mettiamo dentro un sacco di soldi, questo è un aspetto molto importante. Ed è una politica che è messa in discussione fortemente a livello nazionale negli ultimi anni. Noi, come anche qua Edo si sta combattendo per la montagna, per il riconoscimento della montagna quale luogo di vita, come luogo di formazione in questo caso, eccetera, è importante riuscire a mantenere questa politica a favore del territorio montano o crearne una se non c'è. Questo è l'aspetto principale, e spero di avervi dato un po' un'idea di quello che sta succedendo e di come noi tentiamo di valorizzare il nostro patrimonio e il nostro paesaggio culturale, pur trasformandolo, perché avete visto che ci saranno delle trasformazioni importanti dovute a dei progetti molto innovativi, molto incisivi per il territorio, ma il territorio è sempre al centro dell'attenzione e tentiamo di valorizzarlo per il nostro futuro. Quindi io vi ringrazio, vi dico a buon Savedè in Valposchiavo, venite a trovarci, non è lontano come dicevo prima, in un'ora ci siete e vi aspetto. Grazie mille. Grazie Cassiano, hai dato degli spunti veramente interessanti sui quali sarà necessario riflettere. Mi permetto solo di contestare un aspetto, che è quello: noi facciamo tante cose perché abbiamo i soldi. Io credo che voi fate tante cose perché avete i soldi, avete le idee e avete la cultura, quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Non credo che siano sufficienti solo i soldi. Io so bene che tante regioni alpine italiane spendono tanti soldi, ma poi i risultati non sono evidenti molto spesso sul territorio, quindi i soldi sono importanti se affiancati a progetti, a idee, a progettualità. Noi continueremo la collaborazione che abbiamo con voi, perché siete sicuramente una realtà montana molto molto interessante e importante.